questa stanza sonora stiamo ascoltando l'interpretazione fondamentalmente di un paesaggio, quindi di un ambiente, esclusivamente attraverso il suono, quindi quelle che sono state fondamentalmente le intuizioni dei primi ricercatori che vengono in Salento ad ascoltare questa diversità, diciamo, in qualche modo, e questo modo di sentire la realtà, di rispondere a determinati stimoli in realtà. Quindi abbiamo ovviamente i canti tradizionali del Salento insieme a diciamo quelli che sono i canti di lavoro, quindi ciò che accade fondamentalmente nel Salento viene in qualche modo tagliato con il registratore e ascoltato in tal senso. E oltre alle registrazioni storiche c'è anche il lavoro praticamente che abbiamo fatto, che iniziamo a fare in realtà con Mappa Sonora, quindi con l'equipe, siamo tutti giovanissimi insomma, oltre che con Luigi Chiriatti che è un po' il supervisore in tal senso, e in pratica iniziamo a sondare il territorio da un punto di vista del suono, anche per comprendere fondamentalmente qual è la sua evoluzione sonora. Siamo abituati forse ad ascoltare appunto queste registrazioni che sono, hanno una qualità e anche un senso, trasmettono un senso molto importante insomma, che è quello della nostra tradizione, quindi la conservazione insomma di una memoria anche orale importante. Ci sono dei pezzi in greco, quindi delle registrazioni anche di un modo di parlare che è quello diverso che oggi non ascoltiamo più, delle tracce importanti che fanno parte di un archivio. L'idea è quella appunto di avere, ampliare questo archivio, incominciare, continuare meglio in qualche modo questa ricerca con un'attenzione un po' più generale rispetto a quanto avveniva in passato. Il suono è un fatto culturale, nel senso che ci sono delle culture che si esprimono in modo visivo prevalentemente, ci sono delle culture che si esprimono in modo sonoro prevalentemente, naturalmente questi due aspetti sono tra di loro correlati, ma il problema è che il suono non è un fatto semplicemente naturale o casuale, ma le culture si esprimono attraverso il suono, quindi il suono è un suono governato culturalmente. Per questo è interessante indagare su questo aspetto, per capire che tipo di scelte vengono effettuate localmente, perché poi sono le scelte del sonoro cambiano a seconda dei territori, delle culture e anche del periodo storico evidentemente. E noi siamo abituati a una cultura sostanzialmente visiva, no? Perché tutta la cultura moderna, diciamo dal Rinascimento in poi, ha puntato molto sulla vista, sullo sguardo, sul visivo. Ci sono culture dove invece gli antropologi hanno dimostrato non essere l'aspetto visivo quello prevalente. Quello che può essere interessante è l'ascolto da vicino, da lontano dei suoni. Nella mia ricerca sulla campagna romana, che è una ricerca sostanzialmente sulle fonti, è abbastanza interessante quando per esempio uno scrittore americano racconta di sentire le zampogne da lontano e dice: quando le sento da vicino c'è un certo tipo di suono che lui ritiene essere un po' anche eccessivo, nasale, forte. Quando le sento da lontano il suono è completamente diverso e per lui lo trova un suono molto gradevole, molto accattivante. Allora il problema è il punto di vista, così come è il punto di vista sullo sguardo, è il punto di vista, come dire, sull'ascolto e quindi sul suono. Quello che è interessante è andare a capire nei vari territori quali sono, diciamo, gli aspetti sonori prevalenti, e questo dipende dalle culture, ma dipende anche dal territorio fisico evidentemente, no? Entrare in un rapporto di ascolto con il mondo vuol dire entrare in un rapporto reale con le cose, un rapporto che ci consente di entrare dentro la realtà delle cose, ma entrare dentro vuol dire anche entrare dentro nel senso letterale del termine, cioè se noi ci riflettiamo per sapere che cosa c'è dentro una cosa, noi possiamo scuoterla e sapere che dentro c'è, che in un sonaglio ci sono dei semi, per esempio, no? Che lo fanno risuonare. Io credo che non bisogna eliminare una parte della realtà, no? Cioè, io credo che bisogna confrontarsi costantemente con la realtà. Confrontarsi dal punto di vista sonoro con la realtà vuol dire anche prendere atto che a volte il suono è disturbo, a volte è inquinamento, a volte è violenza su di noi e sugli altri anche. Quindi non è che affrontare il suono e affrontare l'udito vuol dire isolare una parte del mondo, quindi eliminarla una parte del mondo, perché questo qui vorrebbe dire che noi, facciamo un discorso un po'
di allontanamento dal mondo. Invece quello che io penso e che pensano anche coloro che si occupano di questo tipo di aspetti è che il suono in realtà e l'udito ci consentono di entrare in una relazione col mondo totale, totalizzante, ed è questo che secondo me bisogna perseguire.